Allora, inizio preparando il lievito. Questo è il lievito che uso io e ce l'ho già da febbraio. È come lievito madre, però è più morbido. Praticamente sono al 50% acqua e farina. Io uso la Manitoba. Vedete che fa le bolle, sì? Ok. Inizio mettendo il lievito nella boule. Dunque, ne ho bisogno 250 grammi. Aggiungo dell'acqua tiepida, eh. Aggiungo dell'acqua tiepida. Adesso io ho messo 700 grammi di acqua tiepida qui perché poi mi servirà proprio per fare il pane. È un pane abbastanza idratato. Dunque, adesso devo mettere un cucchiaino di zucchero. Bene. Lo mescolo un pochino. E lo lascio lì da parte per una decina di minuti. Intanto preparo le farine per fare il pane. Il lievito è pronto, perciò adesso inizio col mettere le farine tutte insieme. Queste sono le farine che userò. Farina di grano duro, Manitoba 00, tipo 1, tipo 0 e germe di grano. Ecco, adesso verso il lievito che si è sciolto. Inizio a mescolarlo. Adesso metto 4 cucchiaini di sale. Aggiungo la restante acqua, un pochino alla volta. Le farine che sto usando sono forti, perciò danno una buonissima lievitazione. Trovate vari tipi di farina, ovviamente, poi potete scegliere un po' quello che volete, anche un po' in base al formato magari del pane che volete fare. Io dico che l'impasto che poi ottengo è universale perché lo uso anche per fare focacce e pizze che vengono benissimo. Ancora un pochino d'acqua, c'è anche un po' di Manitoba, assorbe parecchia acqua, nel caso la consistenza non fosse quella giusta, fosse o un po' troppo liquida o un po' troppo, diciamo, dura, allora in quel caso si può sempre aggiungere un pochino di farina oppure un pochino d'acqua. Acqua sempre tiepida. Diciamo che non dovete sentire la differenza di temperatura quando mettete dentro il dito, ecco, a quel punto sono circa 36 gradi, 37. Sì, ok, è così, è rimasta così, vedete? Adesso monto le fruste e vi faccio vedere cosa succede. Ho messo un panno sotto così almeno non gira. Ho messo queste di fruste, vanno benissimo per impastare.
prima velocità. Playing, the candles are burning low. One for each night they shed a sweet light to remind us of days long ago. Hanukkah, oh Hanukkah, come light the menorah. Let's have a party, we'll all dance the horror. Gather around the table, we'll give you a treat. The people need to play with the lot to see. And while we are playing, the candles are burning low. One for each night, they shed a sweet light to remind us of days long ago. One for each night, they shed a sweet light to remind us of days long ago. Allora, adesso metto un po' di farina sulla spianatoia, perché poi ci devo rovesciare ovviamente quella lì, e tiriamo fuori intanto la palettina, l'impasto dalla ciotola, rovesciamo tutto sulla spianatoia. Ecco qua. Perfetto, perfetto. E mettiamo via. Ok, allora iniziamo con lo stendere la pasta in questo modo e allargarla. Mettiamo un pochino di farina, ecco, e si comincia a fare la prima piega così, si chiude bene sui lati, bene, aggiungiamo ancora un po' di farina sotto perché non deve attaccarsi lì, eh. Vedete com'è morbida? Perché è idratata. Ancora. Questo serve praticamente ad incorporare l'aria nell'impasto in modo che restino delle belle bolle poi nel pane. Diventerà molto soffice. Vi assicuro che verrà anche un pane molto buono. Vi ho detto in quali dosi. Dunque, ricapitoliamo. Ho usato 250 grammi di lievito naturale, che è come lievito madre, però è più liquido, è più morbido, è più idratato. Ecco un'altra piega, vedete? E non è mica difficile da fare, eh? Poi ho messo 400 grammi di farina di tipo 0. Ecco. 500 grammi 00, 100 grammi di tipo 1, che è la farina quella che ha il germe di grano dentro, non è ancora non è stata proprio raffinata completamente, insomma. E poi ho messo 100 grammi di grano duro, che aiuta a dare un sapore buono al pane, il grano duro. Allora, io adesso ho perso il numero di giri che ho fatto fare alla pasta, ma in genere ne faccio 7. Non che il numero abbia poi questa, però insomma più la piegate meglio viene. Farà una bellissima lievitazione. Ok, io direi che questo giro è finito e abbiamo finito insomma di prepararla. Adesso la piego un pochino anche sotto così. E la metto nella ciotola. Oh, quanta farina che c'è in giro. Ok, è pronta. Scivola, scivola. Via. Eccola qua. Ah, è diventata tanto.
un'altra uscita perfino. Bene, bene, va bene così lo stesso. È lievitata tanto, vi ho detto che lievitava molto, eh. Qui più che raddoppiata è quadruplicata. Va bene, allora togliamo questa. Adesso la metto sulla spianatoia. Ok, ovviamente, ecco qua. Muoviamo un po', la stacchiamo. Mettiamo la farina qua. E la versiamo. Eccola qui. Bene. Un po' di farina sopra, perché adesso do un'altra piega, così è un po' più gestibile, perché vedete com'è morbida, morbidissima. Sì, è morbidissima. E poi si cominciano, possono cominciare a tagliare i panini. Bisogna mettere sotto tanta farina, mi raccomando, perché essendo molto, ecco, idratata, altrimenti chissà dove va. Benissimo, togliamo questo. Lasciamola un attimo coperta. Bene, dato che ho fatto la prima infornata, ma avevo spento la telecamera, vi faccio vedere come preparo la seconda. Adesso ho del pane già nel forno, io lo lascio praticamente un quarto d'ora, sempre con la bacinella d'acqua dentro al forno, perché aiuta per la lievitazione. Perciò lo lascio un quarto d'ora. Poi apro, tolgo la bacinella dell'acqua e metto, scusate, mi sto un po' confondendo, e giro i panini che ci sono dentro. Poi lascio il forno un pochino aperto, mettendo, vedete, facilissimo da fare, mettendo di traverso un cucchiaio di legno, in modo da tenerlo un po' aperto e far uscire l'eccesso di umidità, che altrimenti resterebbe nel pane. Bene, adesso prepariamo i panini per la prossima infornata. Ogni quanto faccio il pane? All'incirca ogni due giorni e mezzo. Dipende dalla quantità ovviamente che ne preparo, da quanto ne mangiamo, perché ovviamente se facciamo, non so, lo spezzatino, è ovvio che se ne usa di più. Adesso voi potete fare dei panini così, potete farli più corti, si possono anche fare rotondi. Questa qui, vabbè, la fate un po' a vostro piacimento. Adesso vi faccio vedere che lo sto preparando, ma potrei anche non farvelo vedere, insomma, potete farli quadrati, va bene per fare tutto, Anzi, dopo con un po' di impasto farò anche una bella focaccia, così poi mi resterà per la mattina da mangiare. Faccio una grande e poi la taglio a fette. Bene, adesso la giro, se non mi restano tutti i panini lunghi. Ecco, anche qualcuno un po' più corto. Vediamo un pochino il pane come va, meglio comunque tenerlo controllato, Dunque adesso sono le 4:20, alle 4:30 è pronto. Lo lascio sempre 25 minuti, non di più. A 245 gradi. Presina. Vediamo un pochino, sì, va benissimo, va benissimo. Ve lo faccio vedere. Eccolo lì. Avete visto che bel colore? Bene, torniamo al tavolo. Ok. Allora, questi dovrebbero essere sufficienti adesso per la prossima infornata. Dovremmo esserci già. Adesso metto un po' di farina perché non voglio che mi si appiccichino. Ecco.
così. Ecco, bene. Non farli appiccicare. Magari ne facciamo due rotonde, eh. Ci vuole un attimo per farli. Questa la rimetto dentro ancora nella ciotola, eccola là, benissimo. Allora, rotondi, facciamo così, ecco, bene. Faccio piccolini, è sempre per la colazione, per cui faccio così e dopo basta girare sotto così, vedete? Si fa una bella pallina, mette un po' di farina e si mette lì. Se no, se lo tirate diventa più lungo, eh. Per cui così, 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 e si continua fino a quando si forma una bella pallina. Eccola qua, si chiude sotto, si gira bene così, un pochino di farina. E via, poi se volete potete anche fare i tagli, potete non farli, comunque raddoppierà di volume più o meno. Ecco qua, io trovo molto rilassante fare il pane, probabilmente nella mia vita precedente era il lavoro che facevo, ma chi lo sa, mi piacciono troppe cose, non lo so. Quanta farina! Qui il pane è quasi pronto. Bene. Carta forno, perciò ho tolto l'altro pane, adesso il vassoio è caldo ma non fa niente, il pane lo posso mettere comunque. Perciò carta forno, poi un po' di olio sul fondo, ecco, veloce, e poi mettiamo i panini subito, eccoli qua, li avevo coperti, perciò i panini subito qui. Stavolta mi sono venuti più grandi, di solito li faccio un po' più piccoli, ma problemi non ce n'è. Voilà, mettiamo un pochino d'olio sui panini, proprio a filo, ma ecco, bene. Questo darà un sapore buonissimo, un po' focacciato al pane. Poi con le dita faccio leggermente, si distribuisce un pochino e voilà, adesso ve lo faccio vedere e poi va in forno. Oh, eccolo qua, visto? Ecco, adesso questo va in forno. Va in forno con la bacinella dell'acqua, anzi butterò un po' di acqua sul fondo del forno in modo da sviluppare subito tanto vapore, questo si gonfierà. Vi ho già detto 245 gradi per 25 minuti, non un minuto di più. Ecco fatto. La bacinella. Volete vedere il pane che ho già ritirato dal forno? Adesso ve lo faccio vedere. Ecco, questa è la prima infornata e vedete che bel colore. È morbidissimo dentro, eh? Però è anche croccante, perché la crosticina resta molto sottile, per cui è proprio friabile, non è quella crosta dura che si fa fatica a mangiare. Questo proprio perché uso un lievito. Questo proprio perché uso un lievito naturale. È ora di girare il pane. Vi faccio vedere come... Oh, si è appannato tutto. Come faccio? Prima di tutto tolgo questa bacinella d'acqua. La tiriamo via, eh. Prima di tutto. Ok. Adesso basta
tirarlo un po' fuori e si gira così. Adesso mancano ancora 10 minuti. Scotta, scotta! Allora, 10 minuti per la cottura. Avete visto come sono diventati belli? Questi rotondi? È diventato tutto molto più gonfio, eh? Bello. Bene, adesso si chiude. Però si mette il cucchiaio di legno in modo da non far chiudere completamente il forno. Adesso vi faccio vedere così. Opla! Bene. Resta un po' aperto, così almeno esce il vapore che c'è in eccesso. Il nostro pane continua la cottura ancora per 10 minuti e poi sarà pronto. Lo lascio qui sulla griglia, così almeno si raffredda bene. E poi lo metterò qui con l'altro pane, quello che avevo fatto già prima. Allora, ecco il pane che ho preparato oggi. Bene, è buonissimo. Adesso vi faccio vedere com'è questo pane. Lo vedete? Bene alveolato, è morbido, ha una crosta sottilissima, friabile, croccantina ed è buonissimo. Provate a farlo con il mio metodo, più che con il mio metodo, con le stesse farine che uso io. Sono arrivata a questa miscela in mesi, perché è da febbraio che faccio il pane in casa, non l'ho più comperato. Mio marito mi dice sempre: no, fallo tu, guarda, perché a me piace tantissimo. Gli spiace magari che sono un po' impegnata, però insomma è buono davvero. Va bene, allora grazie per essere venuti sul mio canale, se volete iscrivetevi. Mi raccomando, azionate la campanella. Ciao, perciò grazie da Mixer & Mix. Ciao!